Il ritorno ufficiale dopo 16 mesi di Christian Vieri nel campionato italiano ruba la scena, ma solo per pochi minuti, per soddisfare la curiosità. Empoli e Atalanta, regine del settore giovanile italiano, profumano d'Europa. Meglio in classifica la squadra di Gigi Cagni, ma di un suo passo falso vorrebbe approfittare quella di Colantuono. Il tecnico dei nerazzurri vuole una squadra meno leziosa e più veloce. Quello dei toscani non vuole lasciare il contropiede agli avversari. Con le ripartenze ha costruito il suo campionato miracoloso. Non accetta cali di tensione, guarda con preoccupazione questo intervento di Lucchini non sanzionato da Herberg. Si esalta quando intuisce la giornata di grazia di Vannucchi, anche se la conclusione manca di precisione. Fin troppo preciso lo è al 29esimo Pozzi, dribbla tutti, portiere compreso, e colpisce in pieno il palo. Su Saudati salva sulla linea il buon Loria. È un segnale che l'Atalanta non coglie e si complica la vita. Vannucchi è libero di fare quello che vuole, a lasciargli spazio, sa come servire i compagni. Sul tocco morbido Saudati si libera agevolmente di Ariatti e batte Calderoni. Sotto di un gol l'Atalanta rimane sul colpo subito, Vannucchi porta un montante fuori misura, ma di poco. Proprio allo scadere del tempo Herberg considera violento questo intervento da dietro di Bellini, gli esibisce il secondo giallo e lo manda sotto la doccia. In inferiorità numerica l'Atalanta ha una reazione orgogliosa, prova a rientrare in partita con Defendi, Bassi prima e Boucher poi glielo impediscono. È una fiammata di breve durata, il pallone ritorna presto dalle parti di Calderoni con una sberla alta di Almiron e con la volata vincente di Boucher su Ariati e le cross, bucato da Calderoni e rivalta, non da Almiron, che raddoppia e mette in cassaforte la vittoria. Il punteggio sarebbe stato più netto se Calderoni non avesse respinto il rigore calciato dal Miron. Gli ultimi 25 minuti sono tutti per Christian Vieri. Tanto ha da migliorare sul piano atletico, la voglia e la determinazione ci sono. Impegna Bassi e manda il pallone oltre la traversa. È rientrato il giorno qui l'Atalanta, non ha giocato da Atalanta. Chapeau all'Empoli, che raggiunge il Palermo al quinto posto e viaggia a 7 punti sopra l'ottava in classifica, l'Udinese. Questa vittoria viene dal risultato di sabato a Cagliari, dove abbiamo interpretato la partita nel modo giusto, avevamo bisogno di ritrovare la convinzione dei nostri mezzi e abbiamo fatto una partita molto difensiva ma attenta, recuperando appunto la convinzione.